Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in una location spettacolare per fare un video confronto fra loro due, DJI Mini 2 e Apsat Zino Mini Pro, entrambi con tutti gli ultimi loro aggiornamenti, DJI Mini 2 con l'ultima versione dell'applicazione 1.5.8, quindi tutti aggiornati. Oggi voleremo in questa location, come vi stavo dicendo, veramente interessante. Siamo sempre sul lago di Como, siamo circa 40 minuti da casa mia, siamo in un borgo spettacolare. Siamo nel borgo di Corenno Plinio, questo piccolo borgo che, a differenza dei borghi che vi ho portato fino adesso qua sul canale, che si trovano qua sempre sul lago di Como, questo non è con le case color pastello, qua è tutto grigio perché questo è un borgo medievale creato su un insediamento romano, quindi questo ovviamente rende il borgo fatto tutto di pietre e sassi, quindi ovviamente tutto è grigio, però la cosa interessante è appunto che siamo sul lago di Como e abbiamo un borgo creato ai tempi dei romani. Questo borgo viene anche chiamato Borgo dei Mille Gradini perché comunque tutti i gradini sono stati intagliati nella roccia e ci sono veramente gradini che ci fanno girare all'interno di tutti i vicoli del borgo, ed è spettacolare. Quando si entra in questo borgo si entra in un'epoca che ovviamente non è più la nostra, si torna indietro di veramente centinaia di anni. C'è anche un castello sopra, ovviamente, a tutto il borgo. Questo borgo fa parte del comune di Dervio, che è quel paese là, per intenderci. E la cosa interessante di questo borgo è che ci abitano, ragazzi, solo 16 persone, quindi attualmente vivono 16 abitanti, veramente incredibile. Tutto questo rende ancora più affascinante appunto volare e riprendere e camminare all'interno di questo borgo. La giornata è davvero molto bella e anche molto fredda, ci sono circa 6-7 gradi, c'è una leggera arietta, non c'è un vento fastidioso, c'è un po' di arietta ma niente di che. Peccato che c'è quella specie, non so se la vedete, di foschia che rende tutto non limpidissimo, perché comunque c'è un sole incredibile, non c'è nemmeno una nuvola, ma c'è quella cavolo di foschia che sicuramente va a limitare un po' il panorama. Infatti vedete anche là, si dovrebbe vedere tutto un panorama incredibile, purtroppo non si vede, ma fa niente, tanto a noi quello che interessa è da questa parte, quindi va bene così, ci accontentiamo. Poteva essere peggio, poteva piovere e sarebbe stato sicuramente molto molto peggio, e tutta questa meraviglia la vedremo da loro due. Ovviamente scrivetemi nei commenti come vedete entrambi, quale vedete meglio. Io vi lascerò nell'angolino delle varie clip il nome di chi ha fatto quella clip, quindi se Zino Mini Pro o DJI Mini 2, scrivetemi voi nei commenti come vedete i due droni, se uno è meglio dell'altro, se la giocano alla pari. Prossimamente faremo un confronto con Autele e Evo Nano, che si integrerà perfettamente nel video confronto con loro due, quindi arriverà qua sul canale anche lui, ma oggi accontentiamoci di loro due. Entrambi voleranno 4K a 30 fps, modalità automatica per entrambi, nessuno dei due con filtro ND, quindi tutto naturale, quindi tutto come mamma li ha fatti. Quindi direi di non perdere altro tempo. Se il video dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ma adesso, ragazzi, decolliamo qui a Corenno Plinio con DJI Mini 2 e Apsat Zino Mini Pro. Andiamo! Thank you.
Ragazzi, scalinata molto molto impegnativa, per il mio fisico, davvero tanto.